In questo video vi illustrerò una pratica molto potente che consente a chi la padroneggia di creare letteralmente la propria realtà, di essere padrone della sua vita. Quindi, se siete coraggiosi, se avete l'ardore di volere provare questa pratica e di sfidare voi stessi, questo è il video che fa per voi. Ma prima di entrare nel tema di oggi, vi ricordo che nel mio canale parlo di risveglio, parlo di esoterismo ed alchimia, di Enneagramma, le 9 personalità, di energia sessuale e tanto altro. Iscrivetevi, lasciate un like e condividete i miei video con i vostri amici. Per informazioni e consulenze, la mia mail è isabel.legrand@libero.it. Bene, allora vediamo che cos'è questa pratica molto potente, con la premessa che mi piace fare, che io non sono un life coach, un mental coach, uno di quei coach che propongono soluzioni fast food, specchietti per le allodole che fanno perdere tempo alla gente. Il pensiero positivo non serve a nulla, è una balla che ci raccontiamo. Potete anche recitare 100 volte al giorno le frasi fatte di pensiero positivo, tanto il vostro inconscio sa che vi state solo raccontando una marea di cazzate. Quindi io diffido molto di queste soluzioni fast food, di questi sedicenti life coach che si proclamano inventori di chissà quali scoperte. Bene, allora la persona che vuole seriamente lavorare su di sé deve conoscere una pratica molto potente. Ovviamente ci sono pochi maestri che la sanno padroneggiare. La pratica consiste in questo. Pensate a una persona o a una situazione che vi suscita un grande amore, una grande emozione o energia. Facciamo l'esempio classico della persona innamorata. La pratica consiste nel riuscire a dividere l'oggetto dell'amore, quindi la persona desiderata, dall'emozione e dal sentimento dell'amore stesso. L'eros o l'amore in questo caso è energia. Se noi separiamo l'oggetto dell'amore dall'energia stessa, dal sentimento stesso, riusciremo a capire che quella è un'energia che ci appartiene, che non dipende dall'oggetto del desiderio, quella è una nostra energia. E allora cosa fa il grande maestro risvegliato? È capace di suscitare questa grande energia indipendentemente da un oggetto. E voi mi direte come si fa? Io sono solo capace di provare quel grande sentimento, quel grande trasporto se mi innamoro di una persona. Ripeto, questo è un esempio che riguarda l'innamoramento, ma potrebbe anche essere, diciamo, l'amore per una vostra passione, per un'attività che vi piace fare. Ciò che conta è scindere l'oggetto dal sentimento stesso, dall'energia. Capire che questa è un'energia vostra, è un fuoco che potete coltivare indipendentemente dalle cose e dalle persone che vi circondano. Una volta che voi avrete questo tipo di capacità, avrete a disposizione una grande energia da utilizzare come volete, senza attaccamenti. Noi riusciamo a raggiungere gli obiettivi nella nostra vita secondo una legge dell'universo che vi invito a verificare personalmente, non mi dovete credere, quindi riusciamo a indirizzare gli eventi della nostra vita solo quando siamo privi di un attaccamento. Quindi è utilissimo separare l'oggetto dell'attaccamento, l'oggetto d'amore dall'amore stesso, cioè dall'energia stessa. Quando siamo capaci di suscitare in noi questa energia, la potremo utilizzare, incanalare per quello che veramente ci serve, per quello che vogliamo. Ciò che vogliamo
Deve essere un qualcosa che vogliamo senza bisogno, senza attaccamento. Alcuni maestri dicevano: impara a non desiderare, impara a volere senza desiderare. È una differenza molto sottile. E questa energia, una volta che noi non la buttiamo fuori, perché non la buttiamo più fuori nei confronti di un oggetto d'amore, nei confronti di un qualcosa di esterno, rimane tutta a nostra disposizione per coltivare quel centro magnetico che ci rende stabili e che ci rende quasi invulnerabili, nel senso che la nostra felicità e stabilità non dipendono più dagli avvenimenti esterni. Il maestro è colui che ha un centro stabile, un centro magnetico stabile e che coltiva un fuoco. Quindi quell'energia di cui parlavo, una volta che l'avete separata dall'oggetto, è un fuoco che dovete coltivare dentro di voi. È l'essenza stessa della vita. Voi non siete morti, siete vivi, quindi coltivate l'essenza della vita che è dentro di voi. Può essere anche considerata come una forma di amore, che è l'amore stesso da cui siamo circondati, è l'energia che forma l'universo. Quindi sapere che noi possiamo attivare dentro di noi ogni volta che lo vogliamo, questa energia ci porta a vivere in un modo completamente diverso. E ripeto, verificatelo con l'esperienza, porterà voi a cambiare vita, cambieranno le cose che vi succedono, cambieranno le persone che incontrate, la vostra vita migliorerà perché non dipendete più da un qualcosa di esterno e non dipendete più da avvenimenti, da attaccamenti, da bisogni rivolti nei confronti di qualcosa di esterno, persone o cose che siano, no? Bene, allora, per questo video è tutto, vi invito a esercitarvi, si può solo provare e praticare, non ci sono altre strade. Dopo la teoria viene la pratica, senza la pratica l'uomo non può risvegliarsi. Quindi bene, vi saluto, un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima.